L'apertura è dedicata, neanche a dirlo, alla formazione primavera del Pescara, allenata da Luciano Zauri, che ha vinto anche a Foggia 3-0 il verdetto finale. Ha trionfato nel campionato Primavera 2, dunque ritorna nel campionato più consono alla sua storia, Primavera 1. Allora andiamo a vedere le immagini che hanno caratterizzato questo match. 3 gol con il numero 11 Pavone, lato corto dell'area di rigore, il cross, il colpo di testa di Budiz, l'uruguaiano Rodrigo Budiz, che porta in vantaggio al terzo minuto del primo tempo a Foggia. Si è giocato al campo di via De Petra di Foggia. Il Pescara di Luciano Zauri, il raddoppio al 27esimo, una splendida azione corale con il Pescara che esce fuori dal pressing del Foggia, tentato dal Foggia, allenato da Gaetano Pavone, figlio dell'ex calciatore di essere del Pescara Giuseppe Pavone, Borrelli per Pierpaoli, da questi a Zugaro, il cross panoramico, la sponda bellissima di Scimia per il colpo di testa di Pavone. Pavone, che è piccolino di statura, un giocatore di grande talento, ottavo sigillo in campionato, e questo è il terzo gol al 70esimo, dunque 25esimo della ripresa, firmato da Scimia, ispirato magistralmente nella circostanza da Camilleri. Rivediamo l'assist di Camilleri, il regista della formazione biancazzurro, lo stop preciso di Scimia, che poi infila il portiere Di Stasio, e nel finale all'80esimo Martella sfiora il poker. Grande prodezza dell'estremo difensore del Foggia. A Foggia, Pescara batte Foggia 3-0. I complimenti non sono di Prammatica, ma assolutamente sinceri, alla formazione di Luciano Zauri, che possiamo ascoltare al microfono di Mila Cantagallo. Il Pescara festeggia la Primavera 1. Mister, quanti sacrifici ci sono dietro questo risultato? Beh, inutile nasconderci, sono stati mesi duri, mesi bellissimi, e coronati appunto con questa vittoria. Bastava un punticino, il Foggia ha fatto la sua onesta partita, ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati più forti di tutto e insomma l'abbiamo vinte praticamente tutte, ed era un peccato non festeggiare. Quindi complimenti a questi ragazzi, a tutto lo staff che ha contribuito a questo meraviglioso risultato. Qual è stata la forza di questa primavera? Ma è un po' questa, è facile dire che quando si vince c'è un grandissimo gruppo, alcuni ragazzi sono insieme da qualche... Presto per parlarne, ma mister Zauri rimarrà nella primavera la prossima stagione? Beh, abbiamo festeggiato da 5 minuti, ci sarà tempo e modo per parlare col presidente. Insomma, la Primavera 1 è un sogno che sembrava veramente realizzabile. Ci siamo riusciti, quindi ci godiamo assolutamente questa vittoria e poi penseremo al futuro. Ragione Zauri, sembrava un sogno a un certo punto del campionato, perché a metà gennaio la Lazio era riuscita ad espugnare il Poggio degli Ulivi, nella partita di ritorno aveva vinto anche la gara di andata 2-1 a Roma, 1-0 al Poggio, erano 7 i punti da recuperare alla Lazio, ebbene è riuscita nell'impresa la formazione di Zauri, 7 punti di ritardo, 8 vittorie consecutive, alla fine numeri da urlo, 16 successi, un pareggio, appena 3 sconfitte, 49 punti, primo posto, re dei bomber, lo ricordiamo, Gennaro Borrelli, 18 gol in 22 partite, Lazio ai playoff. Ancora complimenti alla formazione della Pescara Primavera allenata da Luciano Zauri.